perché ho visto che un certo dibattito si è avviato, perché qui oltre diciamo, il PDL localmente, io sono uno, confesso che l'ultima volta che ho votato PDL l'ho votato alle politiche, poi ho votato secondo sempre nell'area, diciamo, nell'area di centrodestra, perché? Perché ho un forte dissenso su quello che vedo che non si costruisce a Frascati. Costruire un'alternativa amministrativa significa pure mettere insieme idee e ideali. Le idee sono quelle che ognuno ha, chi vuole fare politica nelle sue distinzioni, nel suo modo di esprimersi, nelle sue amicizie e nel suo elettorato. Gli ideali sono quelli che rendono possibile a uno che fa politica di essere interprete di quelli che sono gli ideali comuni, diciamo, dei cittadini. Allora io dicevo, ho apprezzato tutti gli interventi, scusate che io non è che sono un grande parlatore, chi mi conosce lo sa, ho apprezzato tutti gli interventi e ho visto che un certo dibattito c'è e fa piacere perché il dibattito è l'essenza della democrazia, è l'essenza di chi vuole fare politica, di chi vuole confrontarsi. Senza il confronto non ci può essere politica. Allora io dicevo, tutto il dibattito e poi purtroppo sono rimasto un po' male da quello che ha detto Mirko in ultima fase. Non perché Mirko non abbia le sue ragioni che magari moralmente possono servire, però se vogliamo fare una critica a tutti noi del PDL, allora pensiamo chi è che ha fatto il personaggio Franco Cosa. Scusate, in quelle lontane cose. Ero l'unico a dire che, ecco, ancora ci si stridono i documenti, che il nemico da battere non era Molinari, che giustamente ha condivido quanto ha detto, ma era Franco Cosa perché era la persona che in politica, se si può parlare di intelligenza politica, è quella che aveva di più. Ha usato il nostro partito per essere Franco Cosa. Scusa, ma poi mi rispondi. Perciò, se andiamo a cercare adesso persone che magari hanno collaborato con Franco Cosa, che magari erano pure della nostra area, te lo dico, erano pure della nostra area, perciò mia colpa dobbiamo farlo insieme. Adesso però per costruire un futuro servono i numeri e senza i numeri non si può costruire un'alternativa né a Frascati né a Grotta Ferrata. Perciò cerchiamo di fare violenza anche a noi stessi, guarda Mirko, dobbiamo cercare di fare violenza anche a noi stessi per cercare quello che è la cosa superiore. Facciamo lanciamo un messaggio che sia aperto a tutti affinché chi si riconosce in idee e ideali comuni a noi che abbiamo espresso e penso che siano la maggioranza, possano fare fronte per il futuro di Frascati e di Grotta Ferrata, lo ripeto, per dare ai cittadini quella speranza, perché se non ci vedono uniti, se non vedono un'unità di intenti, i cittadini poi se ne vanno con chi magari dall'altra parte riesce a ammaliare come ha fatto posto il nostro elettorato. Ecco, perciò direi solo di fare una riflessione, di fare violenza, perché te lo chiedo, fai violenza a te stesso. Fai violenza a te stesso, perché le colpe ce le dobbiamo causare tutti noi.